messaggio consiste nel fatto che dobbiamo prendere come modello questi uomini per avere uno slancio etico, una rivolta morale che possa far superare l'indifferenza, la rassegnazione e possa contribuire al cambiamento del nostro paese per continuare la loro opera, che purtroppo è stata interrotta in maniera violenta. La seconda domanda invece è questa: per molti addetti ai lavori la criminalità organizzata tradizionale è in fase di arretramento. Di che cosa dobbiamo oggi avere timore, che cosa dobbiamo affrontare nel presente e nel futuro? Beh, certamente non c'è più quella criminalità organizzata violenta che abbiamo purtroppo conosciuto in passato, quella è stata sconfitta e è stata ridotta al nulla, perché o in carcere o è morta. E quindi noi dobbiamo stare attenti all'infiltrazione dell'economia legale, che avviene in maniera assolutamente invisibile, e quindi è quello che dobbiamo cercare di mettere a fuoco.